E sì, sono tornato dall'inferno. Dopo mesi di agonia tra maturità, computer che partono e robe varie, sono finalmente tornato sul canale, come potete vedere, con una roba bomba proprio, con una partita registrata l'11 settembre di quest'anno con il team che sto sistemando anche negli ultimi tempi. E mi sta dando un sacco di soddisfazioni, ma nonostante tutto gli ho già fatto qualche piccola modifica. Infatti voi vedete Lucario nel team preview, l'ho tolto, gli ho messo Virizion, però ci abbiamo messo un casino di tempo a sistemarci con Joe eccetera eccetera. E nulla, solo qualche giorno fa mi sono arrivati i tre video che gli ho passato, quindi metterò sul canale anche gli altri due dopo questo. E penso di metterne una settimana se ci riesco. Non dovrei dire nient'altro. Quindi cominciamo con la partita. Allora, il mio avversario parte con Weavile e Suicune, un Pokémon che odio perché è troppo resistente, resiste troppo alle cose. Qualsiasi cosa tu gli faccia, se va bene gli levi un quarto di vita. Io invece parto con Charizard, che mega evolve immediatamente, proteggo, e Lucario. Eccolo qua, guarda, quanto è ignorante. Lo proteggo più che altro per proteggermi dall'ovvio bruciapelo di Weavile, infatti. Mentre chiaramente Zuffa di Lucario dovrebbe stendere Weavile, ma è sasciato e quindi resiste. Mentre invece mi aspettavo idrovampata da Suicune su Lucario, perché pensavo predictasse la zuffa, ma invece mi sorprende, usa vento in coda, un'altra mossa che francamente mi sta sui coglioni proprio. Turno dopo pugno scarica su Weavile e vabbè, lo mandiamo a casa, mentre Suicune usa naturalmente idrovampata su Lucario, che non shotta lo stesso, strano. Non sarebbe crepato perché aveva Focus Sash, però boh. E ne approfitto per usare Dragon Dance e portare ancora più ignoranza. Arriva il cancro del VGC, Landorus, prepotenza di merda. E quindi ritiro Lucario perché ovviamente avrebbe usato Terremoto. E mando Swampert. Proteggo Charizard. Mentre Landorus invece usa Frana. E beh, Charizard si protegge, mentre Swampert non è molto efficace, mi fa un cazzo. Idrovampata su Swampert è efficace, ma quello lì era un brutto colpo, quindi vedete voi. Bodyguard, che è una mossa straforte contro appunto le mosse spam, e proteggo anche Charizard. Suicune usa idrovampata ancora su Swampert, mentre Charizard va avanti con Dragodanza. E se non erro dovrebbe essere anche l'ultimo turno di vento in coda, quindi immaginate voi cosa non potrei fare. Ecco, infatti lui chiaramente ritira Landorus per abbassarmi di nuovo l'attacco in un altro turno e manda Charizard. Lui fa quello figo con i Pokémon Shiny. Io, pensando a un'altra frana, uso ancora Bodyguard e vado con Dragon Artigli su Suicune. Come vedete, cazzo, con un più uno in attacco, Tough Claws, quello che cazzo è, non gli faccio niente. Suicune riparte con vento in coda. E io, predittando l'ovvio, Charizard Y, decido di battere ritirata con Swampert perché un solo arraggio mi avrebbe disintegrato. Lui invece cambia Suicune, mette Landorus. Quello me l'aspettavo sicuro. Ritiro quindi Swampert e mando Tyranitar, che ho messo apposta contro Politoed e Charizard Y, e contrastandogli le loro cazzo di tattiche. Lui naturalmente mega evolve Charizard e porta siccità. Io comunque per sicurezza ho salvato Swampert perché sapevo mi sarebbe servito contro Landorus. Io vado di Dragartigli su Landorus, che non riesco a tirare giù, mentre Charizard Y, non ho capito perché mi abbia usato Focal Colpo su Charizard, boh.
Richiamo Tyranitar e mando Lucario che ormai può anche morire, mentre proteggo Charizard. Landorus chiaramente usa terremoto, che insomma, Lucario non può certamente reggere, quindi Lucario lo manda a casa pure con un brutto colpo non necessario, però vabbè, loro poxono, mentre Charizard usa onda calda che non becca nessuno. Rimando Tyranitar e riporto la sabbia. Landorus usa terremoto che comunque non riesce a buttarmeli giù tutti e due, anzi non li butta giù tutti e due per niente. Vabbè, ho dato Bacca Cedro a Tyranitar che recupera un po' di vita, ma non gli servirà molto. Charizard tira via Landorus con un bel dragartigli che non fa mai male. Abbiamo eliminato il vero problema di tutto il VGC. Mentre Charizard usa fuoco al colpo su Tyranitar che nonostante la sabbia va giù come niente. Ma tanto ormai il suo lavoro l'ha fatto, non può riportare giù il sole perché non ha più Pokémon. E a questo punto rimangono Suicune dalla sua parte e Swampert e Charizard dalla mia. Proprio Charizard MVP della partita comunque. Dragartigli su Suicune che non riesce per niente a buttarlo giù. Non ho capito perché Charizard abbia usato solo a raggio quando non c'era più il sole. Idrovampata di Suicune basta tirare giù Charizard e quindi ci saluta. Mentre Swampert si occupa di Charizard, ovviamente, altrimenti mi avrebbe aperto il culo il turno dopo. E quindi ciao ciao. Allora, adesso rimangono Suicune e Swampert e qui avviene la sculata, anche se in realtà me l'aspettavo che sarebbe resistito. Resiste con pochissimi PS e tra l'altro me lo scotta pure, quindi se non fossi riuscito a tirare giù Suicune in questo turno avrei perso, ma grazie a Earth Power riesco a buttarlo giù tranquillamente e quindi mi aggiudico un po' di culo la partita. Vabbè, il video naturalmente è finito. Se volete altri video lot, chiaramente ce lo fate sapere, poi vedremo, anzi, perché c'è anche Paco. Ci organizzeremo un po' con Joe, non so con chi ne abbia la voglia. Li porteremo qui sul canale. E nulla. Appunto, io ringrazio Joe perché ha avuto la pazienza di passarmi tre video lotta. Tipo, cos'erano 500 mega da passarmi su Mediafire? Vabbè, insomma, di passarmi tutti i video. E nulla, ci vediamo a un prossimo video, un prossimo video lotta settimana prossima. Tieni!